Al Teatro Marrucino di Chieti è stato presentato il palinsesto di Rete 8, la nuova stagione televisiva 2023-2024, all'insegna della formula vincente che l'ha portata alla leadership incontrastata degli ascolti in Abruzzo, ora con risultati eccellenti anche in Molise, quella di coniugare la tradizione con l'innovazione. Il direttore Carmine Perantuono afferma che la tradizione per Rete 8 è quella dell'informazione tra la gente e per la gente. Decenni siamo riconosciuti come la voce degli abruzzesi, accendendo ogni giorno microfoni e telecamere su grandi ma anche su piccoli eventi. Anche in questo palinsesto cresce l'intensità e la qualità dei programmi di approfondimento giornalistico, con la collaborazione delle prestigiose firme del Centro. Medicina, economia, lavoro, cultura, turismo e ambiente sono solo alcune delle tematiche al centro delle confermatissime e anche nuove proposte del nostro palinsesto settimanale. L'innovazione che sempre più ispira i palinsesti degli ultimi anni ci ha portato a sfidare anche fasce di ascolto come quelle del mattino e del pomeriggio e format generalisti, varietà, talent e TV per bambini ritenuti tradizionalmente inaccessibili per l'emittenza locale che invece grazie alla qualità e alla freschezza del team delle nostre produzioni hanno fatto breccia sul nostro pubblico che si è ulteriormente ampliato come attestano i dati di ascolto. Si consolida e si potenzia ulteriormente anche la veste multimediale dell'emittente con le ottime performance del sito e delle pagine social. Il direttore Perantuono prosegue: l'annuncio a sorpresa che abbiamo dato sul palco del Marrucino riguarda il colpo televisivo dell'anno. Ci siamo aggiudicati i diritti di trasmissione in chiaro e in diretta di Spal Pescara e di ulteriori trasferte dei Biancazzurri e della ciliegina sulla torta di un palinsesto sportivo e di uno sforzo produttivo che non hanno pari. Abbiamo in programma dirette anche di altre gare, Chieti, l'Aquila in Serie D e ancora tante sorprese dietro l'angolo. Impossibile elencare tutti i protagonisti del nuovo palinsesto senza dimenticarne qualcuno. È cresciuta costantemente nel corso degli anni la squadra di conduttori, giornalisti, collaboratori, tecnici amministrativi con i quali abbiamo riempito un teatro per quella famiglia che è anche una serata di festa. Tutto ciò è accaduto grazie alla lungimiranza degli editori e alla fiducia del pubblico, i due ingredienti che ci spingono anche all'inizio di questa impegnativa stagione ad affrontarla con grande responsabilità. Ma anche con il nostro sorriso e l'entusiasmo, conclude il direttore Perantuono, per il nostro lavoro che gli abruzzesi sono certo percepiscono ogni giorno sintonizzandosi su Rete 8. E a voi telespettatori.